impatto influenzò le tradizioni. La fede e la religiosità. La spontanea architettura della pietra su pietra. Tanto che in una carta di fine Cinquecento, lungo il corso del Cervo, erano ancora citati un tempio e un bosco sacri ad Apollo. Lo scorrere dei secoli ha determinato radicali modificazioni nell'ambiente e le tracce rimaste di quel mondo lontano stanno per perdersi definitivamente. Muovendoci anche sulle tracce di chi, animato da un identico spirito, ha già percorso gli stessi sentieri, racconteremo storie legate alle rocce, partendo dalla Valle Cervo. Sapevamo che non avremmo rintracciato cascate spettacolari, né incisioni, o pitture rupestri da togliere il respiro, e neppure pareti o falesie tali da richiamare frotte di alpinisti. Eravamo consci che le grotte presenti sul territorio ben poco hanno stimolato gli speleologi. Eravamo altresì consapevoli che quasi 200 anni di industrializzazione spinta avessero praticamente quasi azzerato le antiche forme di lavoro artigianale, ancora attive in numerose altre vallate alpine. Abbiamo così attraversato il territorio, soffermandoci a fotografare o ad ascoltare particolari curiosi, mai banali e sempre molto interessanti. Tanti uomini illustri vi sono nati, vissuti ed hanno calcato le stesse vie ed i sentieri che abbiamo percorso. Tanti sono ancora saltuariamente ricordati, con riverenza e rispetto, ma solo uno, citato dal Sommo Dante, è ancora annualmente celebrato a seconda delle opinioni nel bene e nel male. Fra Dolcino. Avanti, risalendo il corso del torrente Cervo, narreremo le vicende di Dolcino e dei suoi seguaci, ma sulle sue sponde furono arsi vivi Dolcino a Vercelli, Margherita e Longino a Biella, al ponte della Maddalena. Arrivarci è facile e non richiede molta fatica. In riva sinistra del Cervo, poco a monte del ponte della Maddalena,
è possibile parcheggiare l'auto. Un'apposita passerella consente di accedere all'isolotto, detto appunto di Margherita, ove una targa infissa su un affioramento roccioso ricorda l'avvenimento.